Sport di Largo Acquisola in Piacenza, tutto pronto per l'ultima giornata del girone di andata. Becker Piacenza, Regico Faenza, sfida ai piani alti se non altissimi del campionato di Serie B Girone B. Squadre che vengono da risultati opposti. Piacenza nell'ultima giornata ha sconfitto i Sardi di Sesto in terra sarda, mentre Faenza è stata sconfitta a domicilio da Alto Sevino. Squadre che quindi sicuramente si affacciano a questa partita con un'idea molto diversa di quello che deve essere l'approccio. Faenza dovrà in tutti i modi riscattarsi, continuare ad essere la mazza grande che è stata fino a questo momento. Piacenza invece vuole continuare a sognare un posto per la Final 8 di Coppa Italia. È chiaro, sarà difficilissimo, non dipende tutto dai ragazzi di coach Alfurio Steffè, però è ancora legittimo sperarlo. Sguardi quindi puntati anche sui risultati di Orzi Nuovi e Cento, che in caso sorridano alla Becker di Piacenza potrebbero valere il secondo posto per i biancorossi. Comunque possono ritenersi più che soddisfatti per quanto fatto in questa prima metà di stagione. Ricordiamolo, tanti problemi fisici su tutti quelli al capitano Matteo Soragna, che da qualche partita è rientrato, non è al 100%, sicuramente la condizione sta migliorando partita dopo partita. Il contributo in termini non tanto, non solo numerici, ma proprio di presenza, di leadership, stanno crescendo sempre più e la squadra ne trarrà vantaggio, così come trae vantaggio dalle prestazioni di Giacomo Sanguinetti, top scorer nell'ultima partita, 25 punti per lui addirittura, e Diego Banti, anche lui oltre quota 20, addirittura 22 in quel di Sesto. Lungo ex Biella sta sicuramente entrando sempre di più in quello che è il suo nuovo ruolo, quindi non più un gregario che entra dalla panchina, fa qualcosa di utile e poi torna per far posto ai titolari, ma qui è lui il titolare, è lui che deve trascinare tutta la squadra con il suo gioco in post basso e la sua visione di gioco per creare spazi ai compagni. Impossibile non citare anche quanto fatto da Tommaso Tempestini, precisissimo dall'arco dei tre punti nell'ultima partita, e anche lui sempre più coinvolto, sempre più conscio di quelli che sono i suoi compiti, i suoi ruoli all'interno di questa squadra. Una squadra che è ripartita con poche conferme dall'anno scorso, mano a mano si sta amalgamando sempre di più, insomma cerca di farsi trovare pronta per la volata finale. Tutto pronto qui, intanto manca poco più di 1:20, le squadre stanno completando il riscaldamento. Faenza ancora un paio di giocatori sul terreno di gioco, mentre Piacenza è già in panchina ad ascoltare le ultime direttive del proprio coach. Vedremo anche quale sarà il quintetto scelto, se sarà lo stesso dell'ultima sfida, vale a dire Sanguinetti, Magrini, Leonzio, Rezzano e Banti, o se avremo qualche sorpresa in questo caso. Dall'altra parte Faenza, che sicuramente ha tratto grandissimo vantaggio dall'ingaggio di Alessandro Macaferri, il piccolissimo play classe 95, sicuramente ha dato una svolta alla stagione dei neroverdi, però quest'oggi è assente Penserini, che insomma già da qualche partita è fuori, un giocatore importante nelle rotazioni di coach Regazzi, e vediamo se riusciranno i ragazzi della Rechico a sopperire a questa assenza e a contendere a Piacenza questi due punti. Ricordiamo, formazioni che sono separate da 4 punti in classifica. Piacenza è a 22, Faenza a 18. Intanto vediamo il quintetto piacentino, si sta alzando: Sanguinetti, Rezzano, Banti, in attesa di capire quali sono gli ultimi. Dovrebbero essere Magrini e Leonzio, quindi confermato il quintetto base dell'ultima sfida. Saluto tra i biancorossi, e Piacenza è quindi pronta a tuffarsi in questa sfida. Vediamo quali saranno le risposte faentine. Thank you.
non essere in quintetto base Daniele Casadei, giocatore di grandissima classe ed esperienza. L'abbiamo già visto quando giocava a Ferrara, era l'anno di A2 Silver, poi è sceso in B a Faenza già l'anno scorso in maglia Raggi Solaris. Accanto a lui Silimbani, Perin, Iattoni e appunto Maccaferri. Tutto pronto per iniziare questa sfida. Saranno Silimbani e Banti a contendersi questo primo pallone. La palla innalzata molto storta, va detto. Faenza ne trae vantaggio, con Casadei ha conquistato questo primo possesso. Adesso vediamo Perin, si è andati da Casadei che subito si prende il tiro, non è giocatore timido, in questo caso sbaglia la conclusione. Aspettiamoci tante conclusioni dal lungo in maglia numero 11, intanto difende proprio contro Banti che si gira, tira e sbagliato al rimbalzo Casadei che poi apre per Maccaferri, sarà lui a impostare l'attacco, invece si va immediatamente da Perin, il palleggio vivo a sfruttare poi il blocco proprio di Casadei che gli crea spazio per il tiro da tre punti. Perin non se lo prende, va a servire proprio Casadei, marcato da Rezzano. Sarà una sfida fra giocatori sicuramente di grande esperienza anche al piano superiore. Adesso Silimbani va dietro la schiena, sfrutta il vantaggio fisico contro Sanguinetti, poi Iattoni si è alzato per questo tiro che esce veramente corto. Nessun problema per Piacenza a rimbalzo, corre Leonzio che vede lo spazio, non si prende il tiro per servire Magrini, palla dentro per Rezzano, assist di un ottimo Magrini che qui ha visto il compagno libero e Rezzano è bravo a convertire in due punti, sono i primi di questa sfida. Quando è passato poco più di un minuto attacca Faenza con Iattoni, il lungo ex Forlì arrivato nel corso della stagione passata, arriva il fischio per il fallo in attacco, fallo in attacco che va contro il numero 5 Perin, contro la difesa di Sanguinetti, si è smarcato in maniera illegale, sanzionato dagli arbitri, quindi Piacenza torna in attacco sul 2-0, ha la palla in mano per provare a mettere due possessi fra le due formazioni. Sanguinetti, adesso Leonzio va a consegnare a Sanguinetti che aspetta il blocco di Rezzano, lo sfrutta soltanto in questo momento, poi molto bene la palla per Rezzano, adesso Banti con l'appoggio di Mano Mancina. Giocano molto bene a due i lunghi biancorossi, arrivano altri due punti. Questa volta hanno portato la firma del lungo ex Biella, altra palla persa, Maccaferri ha calpestato la linea laterale. Torna in attacco la Becker Piacenza. E Faenza, se escludiamo la prima conclusione, peraltro piuttosto affrettata, non ha ancora avuto modo di guardarlo nemmeno il canestro. Prova a farsi vedere Magrini, in realtà poi la serie di blocchi è per liberare Leonzo che riceve in punta però è molto lontano, quindi Magrini non si va da lui, si sceglie lato di Sanguinetti a servire poi Rezzano che finta il tiro, servito ancora una volta bene Banti. E quanto si intendono bene Rezzano e Banti in queste due ultime azioni. 4 punti per Banti, ma almeno un paio sarebbero da attribuire a Rezzano con questi assist per il proprio compagno. Intanto Perin in punta, sfrutta il blocco di Silimbani che poi prova a crearsi spazio contro Sanguinetti, si alza Iattoni da 3 punti, il tiro è sbagliato, lotta molto bene Diego Banti che poi in qualche modo garantisce a Piacenza il possesso perché Casadei ha calpestato la linea laterale nel tentativo di salvare il pallone. Piacenza torna in attacco, è avanti 6-0, sono passati 2 minuti 20 secondi. Superata a metà campo con Sanguinetti, adesso la Becker prova a imbastire un nuovo attacco. Leonzio in qualche modo non si fa rubare palla da parte di Maccaferri, poi altri punti per Banti che ha iniziato veramente in grandissimo ritmo, 6 punti per lui sugli 8 totali segnati dalle due squadre. Maccaferri non riceve il consegnato, si va invece da Perin tramite Casadei. Attacca contro la difesa di Rezzano che è arrivato su lui sul cambio, nulla possono le lunghe braccia di Massimo Rezzano, perché Marco Perin che non sarà un tiratore eccellente, vediamo qua un 27% in stagione, però in questo caso a bersaglio con la conclusione pesante. Attacca Piacenza con Sanguinetti che schiaccia Rezzano, recezione non perfetta iniziata nel frazione di passi la partenza del lungo ex Brescia e Scafati. Attaccare nuovamente la squadra romagnola, adesso Iattoni e lui a portare palla, marcato da Magrini,
Marcaferri si fa vedere sul lato destro, poi aspetta un compagno, non lo trova in Selimbadi, lo trova infine in Casadei, che non guarda nemmeno il canestro. Adesso nuovamente Marcaferri, solo 7 secondi nell'azione dei Faentini, buon ribaltamento nelle mani di Perini che questa volta sbaglia, si contendono il rimbalzo Banti e Leonza, alla fine Banti a conquistarlo, corre Piacenza con Sanguinetti, sfrutta il blocco di Razzano, quale si allarga, non riceve, si è scelto l'altro lato, si torna da Giacomo Sanguinetti, playmaker di squadra Forte Tolo Bologna. Leonze non ha una recezione perfetta, quindi non può prendersi questa conclusione. Attaccherà la palleggio contro Iattoni, gli va via immediatamente! Segna e subisce il fallo! E questa è la Piacenza che vogliamo vedere. Già più 7 dopo poco meno di 4 minuti di gioco. E Piacenza sta giocando veramente una pallacanestro tanto bella quanto efficace. Non si poteva chiedere assolutamente di meglio in avvio di partita. Tiro libero aggiuntivo nelle mani di Ennio Leonzio, che lo manda a bersaglio. Sono quindi 3 i punti nella sua partita. Prova ad aggredire su Marcaferri, quale supera però la metà campo. Non ci sono problemi, arriva però il fallo in attacco, un altro contro la squadra di coach Regazzi, il quale è tutt'altro che d'accordo. Fallo è di Iattoni, il numero 13 per lui. Si tratta, vediamo la segnalazione del tavolo per Iattoni. Dovrebbe essere il secondo personale. Quindi Piacenza torna in attacco, adesso Sanguinetti è lui che si incarica di superare la metà campo. Vedremo tanti palloni passare dalle mani del numero 5, adesso Leonzio per Magrini che riceve in uscita dai blocchi, il tiro è fuori misura, ma è un tiro buon preso, buon costruito dai suoi compagni con la serie di blocchi. Adesso Casadei in palleggio attacca contro Banti, quale però fa buona guardia, costringe Casadei a tornare fuori dai tre punti. Adesso Marcaferri con Silimbani che sbraccia, colpisce Leonzio, insomma un contatto piuttosto doloroso al volto. Leonzio, ricordiamolo, fino alla scorsa partita ha giocato con la maschera per naso fratturato, sembra che il problema sia sempre alla zona del naso. Però resta sul terreno di gioco, quindi nulla di troppo grave. Sono già 4 i falli commessi da Faenza, 3 di questi in attacco. Alza la pressione a tutto campo con Ceregazzi, prova a superarla Sanguinetti che non ha troppi problemi contro Marcaferri. Adesso Rezzano si dà per numeri 8 con Silimbani. Fallo in attacco, fischiato questa volta avanti. Resta a terra Perin, che insomma, ha subito un colpo duro. E arriva il primo fallo di squadra per Piacenza, ovviamente quindi il primo fallo personale per Diego Banti. Fa sentire intanto il pubblico faentino, ha corso in gran numero, ruba palla Magrini che va ad appoggiare i punti del più 10 che costringono coach Regazzi al time out. E grandissimo l'avvio da parte dei biancorossi di Quattro Furia Steffè, che stanno tirando con percentuali irreali. Siamo a 6 su 8 dal campo, percentuali veramente alte. Basta che fa freddo.
siete andati a giocare adesso Maccaferri in palleggio, superata la metà campo con Iattoni, poi Silimbani. Non ci sono sostituzioni, se non vado errato, nelle fila faentine, nemmeno in quelle piacentine. Iattoni si prende il tiro, però gli viene ben oscurata la visuale da parte dei difensori biancorossi. Attacca la Beccheri con Sanguinetti, adesso riceve Rezzano fuori dai tre punti, blocco cieco di Banti per favorire Sanguinetti. Alla fine riceve Magrini che attacca dal palleggio, si butta a centrare, poi Sanguinetti ha tanto spazio e alla fine cede il tiro a Leonzio che colpisce da tre punti. Massimo vantaggio Beccheri, 16-3, mancano 4 minuti 20 secondi alla fine di questo primo quarto. Silimbani contro Leonzo, proverà a sfruttare il fisico, arriva molto bene però avanti in aiuto, gli oscura la visuale. Corre Piacenza con Arezzano che riceve da tre punti, colpisce il ferro, ma la fine del top-in bianco-rosso, vale il 18-3 in stereofonia Banti e Leonzio. Tiro sbagliato da parte di Faenza, palla che colpisce la struttura, una sola squadra in campo in questo momento. Eccoci ragazzi, costretto al doppio cambio, entrano Donadoni e Pini, esordio in partita per entrambi. Messa effettuata dal Beccheri con Sanguinetti che attacca contro Perin, difesa non troppo arcigna su di lui, poi alla fine il blocco di Banti per Sanguinetti che mantiene vivo il palleggio, si alza per il tiro, è sbagliato, il solo Pini a rimbalzo e non ci sono problemi, attacca Raggi Solaris, si butta dentro Perin, Silimbani, circolazione perimetrale, Pini alla fine si prende il tiro da due punti, molto corto, fuori ritmo completamente, Magrini ha spazio dall'angolo da tre punti, Mattia Magrini vola da Beccheri, 21-3 dopo meno di 7 minuti. Vicenza prova a mettere gli artigli su questa partita. Adesso Donadoni in palleggio, riceve Silimbani, arriva il fallo da parte della difesa biancorossa, se ne accusa immediatamente Magrini. Fallo proprio assegnato al numero 88, giudicato su azione di tiro, quindi sarà viaggio in onetta per Jacopo Silimbani. Va intanto a bersaglio col primo libero a sua disposizione Silimbani, al secondo anche questo avversario e c'è un cambio, esce proprio il numero 8, fa il suo ingresso in partita Benedetti con il numero 10. E torna in attacco Piacenza con il solito ormai Sanguinetti. Adesso Leonzio si è messa a zona Faenza, vediamo come l'attacca Piacenza. Banti, spalla canestro, ribaltamento per Magrini che ha spazio da tre punti, questa volta sbaglia. Alla fine Banti si butta molto bene, suo l'ultimo tocco, però un grandissimo sforzo da parte di Banti, che viene giustamente applaudito dal pubblico biancorosso. È sicuramente un bel segnale quello di Banti che ha cercato in tutti i modi di agguantare questo pallone, sebbene non fosse semplice. Palla Donadoni, poi Perin non si prende il tiro, lo finto soltanto, si butta poi dentro e arriva il fallo su di lui, fallo che dovrebbe essere di Leonzio che va a scusarsi immediatamente. Viaggio in lunetta per Faenza e fallo che appunto viene assegnato dall'arbitro a Ennio Leonzio. Per l'ex Virtus Roma si tratta del primo personale, sono tre quelli di squadra per Piacenza. Faenza prova a riavvicinarsi in qualche modo, siamo sul 21-5, diventa 21-6. E 2 su 2 per il giocatore faentino.
mini parziale di 4-0 per la squadra ospite. Vediamo come reagisce Piacenza, adesso Leonzio sul lato sinistro. Prova a farsi vedere Banti che riceve spalla canestro contro Periner, il ribaltamento arriva nuovamente nelle mani di Magrini che prova a buttarsi dentro. Il fallo è sul palleggio e il fallo è di Casadei, attenzione perché dovrebbe essere, no scusate, soltanto il primo personale. Si alza intanto Capitan Soragna che farà il suo esordio in questa partita, cambio quindi per Piacenza, a lasciare il posto è Massimo Rezzano. Due tiri liberi nelle mani di Mattia Magrini. Va a bersaglio con il primo a sua disposizione. L'uno su due e prova a lottare Piacenza, rimbalzo in attacco, alla fine Soragna con l'aiuto di Banti conquista un nuovo possesso per Piacenza. Quindi Biancorossi nuovamente all'arrembaggio mentre è pronto Tempestini a entrare nella prossima occasione. Allo scadere deve alzarsi Soragna, non arriva in tempo utile la sua conclusione. Palla persa quindi da Piacenza, con Soragna che si scusa con i compagni. Esce Leonzio per fare posto appunto al playmaker ex Monsummano. Si fa vedere Donadoni in punta, poi riceve Benedetti che mette palla a terra in questo momento. Casadei non prende la conclusione da tre punti perché prova a buttarsi dentro, fa partire l'arcobaleno, il tiro è sbagliato, pochi problemi per Soragna a rimbalzo, il quale poi si affida a Sanguinetti che ha già superato la metà campo, mantiene viva la tensione della difesa faentina. Sanguinetti che riceve nuovamente palla, chiama il doppio blocco, arrivano Soragna e Banti, la palla arriva proprio a Soragna, poi Magrini dovrà alzarsi allo scadere con un'invenzione di tabella, Mattia Magrini, chapeau per questi due punti trovati. Attenzione però perché Piacenza non è rientrata bene, c'è il tiro sbagliato da parte di Benedetti, graziato da Becker che non è rientrata nel migliore dei modi in difesa, zingarata di Magrini che poi serve Tempestini che fa allargare tutti. Magrini si prende immediatamente la conclusione sbagliata, il solo Perin a rimbalzo che ha anche tempo di far rimbalzare la palla a terra. Pronto Guerra a entrare nella prossima occasione utile, intanto Casadei sbaglia un'altra conclusione pesante, continua a sporcarsi il suo tabellino, siamo a 0 su 3 dal campo. Tempestini sfruttare il blocco di Banti, poi prova a buttarsi dentro, servito Soragna, adesso Magrini. Soragna si crea spazio, spalla canestro contro Perin, poi Banti, il tiro è sbagliato, il solo Perin a rimbalzo ancora una volta e sarà l'ultimo tiro di questo primo quarto, 13 secondi alla fine, non è nemmeno partito il cronometro dei 24 secondi, va dentro con la moto Perin, poi Benedetti da tre punti, è andato a bersaglio, siamo sul 24-10, arriva in tempo utile! Perlomeno questa era l'impressione in diretta, gli arbitri dicono di no, un peccato perché era una gran tripla con gli Sanguinetti allo scadere. Poco male, Piacenza chiude sul 24-10 questo primo quarto. We'll be right back.
Tornare in campo secondo quarto che inizierà con il possesso piacentino. Guerra è pronto ad effettuare la rimessa, si tratta dell'esordio per lui. Adesso Tempestini va proprio dal playmaker ex Latina, va a servire il capitano Matteo Soragna. Spalla canestro, ribaltamento per Vagrini, passaggio non precisissimo. Poi nuovamente Soragna che questa volta si alza, tre punti, tiro sbagliato, Rezzano prova a contendere al rimbalzo. Non ci sono stati problemi per Casadei. Corre Faenza con Benedetti che abbiamo visto molto preciso sul finire del primo quarto, riceve a centrare, ha marcato molto bene la Soragna, adesso Casadei deve ricominciare, mancano però 8 secondi, Rezzano mantiene la posizione, palla per Benedetti che si butta dentro, nuovamente Casadei, giocano praticamente solo loro due in questo possesso, Casadei a malapena scheggia il terzo, anzi non succede nemmeno questo, quindi infrazione di 24 secondi e cambio, coach Righezzi da qualche minuto di riposo all'esperto lungo. E sarà rimessa per Piacenza. Era entrato intanto Silimbani proprio per Casadei. Attacca Piacenza con Magrini, che si sposta sul lato sinistro, aspetta l'uscita di Tempestini che non viene servito in questo momento perché c'è una grandissima pressione su Magrini, si butta dentro. L'ultimo tocco è di un giocatore di Faenza, si accusa immediatamente dell'errore l'arbitro. Soragna era già pronto a scattare per la protesta, però immediata la risposta dell'arbitro che si è scusato immediatamente, quindi Piacenza avrà 8 secondi per completare questa azione. È uscito intanto Perin, quando suo ingresso in campo il numero 6 Boero, riceve Tempestini, come dicevo mancano 6 secondi in questo momento, Magrini in angolo da Guerra che ribalta lato per Tempestini, deve alzarsi allo scadere da 3 punti! E continua il magico momento del playmaker toscano. Silimbani, adesso la palla per Donadoni che non serve Boero, aspetta invece il blocco proprio di Silimbani, servito a centrare il mancino che va a subire il fallo di Massimo Rezzano. Per lui si tratta del primo fallo personale, il lungo che ha già affrontato Piacenza, fallo di Rezzano quando giocava a Reggio Calabria, in questo caso ha sbracciato un po' troppo, ha tenuto la posizione con il braccio troppo aperto, sanzionato dagli arbitri. Attacca nuovamente Faenza, ricezione che forse la palla era anche uscita sulla errata ricezione da parte di Pini, si butta intanto dentro Boero che serve proprio Pini a centrare, 2 punti per lui. E Steffè chiede proprio che venga fischiato l'uscita dal campo del pallone nella situazione precedente. Attacca Piacenza con Tempestini, adesso Soragna, passaggio una Luca proprio per Tempestini, gran gioco a due e Piacenza vola a più 17. Adesso Boero che aspetta un compagno, lo trova in Silimbani, poi nuovamente Benedetti da 3 punti, questa volta il tiro è sbagliato, fischio per un fallo a rimbalzo, fallo che dovrebbe andare contro Faenza, fallo del numero 15, quindi Pini. Intanto esce Magrini, un ottimo
Mattia Magrini, già 8 punti realizzati da lui. È rientrato Leonzio. Prova a mettere grande pressione Faenza. L'ultimo tocco comunque di un giocatore in maglia nero-verde. Sono passati 3 secondi, la Piacenza ha nuovamente il possesso. Adesso Guerra con una recezione molto difficile, in qualche modo però va a servire Leonzio. L'uscita di Tempestini che riceve proprio dal numero 20. 5 secondi per andare al tiro, Tempestini si deve alzare, il tiro è sbagliato. Pini a rimbalzo con pochi, se non nessun problema. Adesso Boero si alza da lontanissimo e non va a bersaglio. Fischio a rimbalzo. Fallo contro Piacenza. Fallo di Matteo Soragna. Riceve Pini, poi torna nuovamente dal compagno che sbaglia la conclusione. Leonzio ha battuto un'altra volta e arriva il fallo tecnico alla panchina faentina. Fallo è di Pini nella situazione precedente a rimbalzo e poi il tecnico al coach Regazzi. Si avvicina alla lunetta Rezzano che andrà ad amministrare il tiro libero del fallo tecnico, poi ci sarà possesso per i biancorossi, il tiro va a bersaglio, di Piacenza tocca quota 30, sono solo 12 punti realizzati da Faenza, meno di un punto al minuto. E vediamo se riuscirà a sbloccarsi Faenza in questi 7 minuti che ci separano dall'intervallo lungo. Intanto attacca Piacenza con Soragna. Mantiene vivo il palleggio, poi va da Guerra che schiaccia a terra per Rezzano, spalla canestro. Prova una recezione più profonda, ma alla fine Guerra non può servirlo. E quindi Tempestini attacca. Guerra finta il tiro, si alza dal mezzo angolo! Filippo Guerra! 2 punti di eccellente fattura quelli della Playmaker classe 97. Da quest'anno in forza la Becker di Piacenza. Adesso Silimbani ribalta al lato. Per Pini, nuovamente Silimbani che attacca da destra, lui che è mancino. Poi serve Pini, da 3 punti non colpisce, Rezzano tocca, Leonzio controlla, attacca ancora Piacenza. Corre però Leonzio molto bene, poi il passaggio. Tempestini non si aspettava nemmeno gli arrivasse in mano, suo l'ultimo tocco e quindi c'è la palla persa da Piacenza. Attaccano il raggio Solaris con Benedetti, non vede cosa fare del pallone, poi è andato a servire un compagno a centrare, strada di Donadoni e sbaglia completamente a questa conclusione. Soragna guida la transizione, serve Rezzano che ha difficoltà nel fare il terzo tempo, arriva anche un contatto su lui giudicato non falloso. Dall'altra parte contropiede fulmineo di Faenza che con Iattoni trova i 2 punti, sono quelli del meno 18. Non sono ancora tante le lunghezze di distacco fra le due formazioni. Rezzano si finta il tiro da 3 punti, in realtà va da Soragna, poi si alza questa volta Rezzano, il tiro è corto, prova ad lottare Guerra a rimbalzo, non ci sono problemi per Faenza a rimbalzo che era addirittura con 3 uomini a contendere il pallone. Adesso Donadoni in palleggio si butta dentro, prova a porsi Tempestini che resta a terra centrale, si rialza in questo momento. Poi si alza Iattoni che colpisce ancora una volta dall'arco e per Iattoni sono 5 punti nella sfida. Prova una timida risposta Faenza mentre commette fallo con Benedetti. Doppio cambio intanto per gli ospiti, escono proprio Benedetti e Donadoni, rientrano i titolari Perin e Maccaferri. Numero 66, il giovane playmaker ex
Barcellona Pozzo di Gotto, tra le altre, sicuramente ha dato la svolta della stagione dei Raggi Solaris, che dal suo arrivo hanno perso soltanto due sfide, l'ultima proprio quella della infrasettimanale contro Alto Sedino. Intanto perde palla Piacenza con Rezzano, corre Faenza che adesso con Perina è costretta a fermarsi, servito spalla canestro di Artoni, che contende molto bene il pallone Rezzano, poi alla fine Maccaferri va da Boero, 10 secondi nell'azione, difficoltà di controllo della palla da parte di Faenza, arriva alla fine un fischio che va contro la difesa biancorossa. C'è un cambio per Piacenza, esce proprio il capitano Matteo Soragna, autore dell'ultimo fallo, era entrato Diego Banti col numero 15, lui che aveva iniziato molto bene questa sfida, poi gli era stato concesso qualche minuto di riposo, vediamo se il suo impatto sarà lo stesso dei primi minuti. Intanto Maccaferri in palleggio, mancano 10 secondi alla fine dell'azione, Boero ha servito Perin che però ha sbagliato questa conclusione, la palla finisce fuori dal rettangolo di gioco e quindi Piacenza può tornare in attacco. Intanto c'è il time out chiesto dalla panchina Faentina. Ripreso con Sanguinetti in possesso di palla, supera la metà campo, poi si fa vedere Leonzo che riceve sul lato sinistro, cerca una linea di passaggio per Rezzano, non lo trova e quindi decide di andare da Banti, si ribalta al lato per Tempestini che si alza dall'angolo, il tiro è corto, prova a lottare, a contendere il rimbalzo, Iattoni però è più lesto di tutti, è corso già nell'altra metà campo, ha appoggiato i due punti, sono quelli del 32-19. Siamo entrati negli ultimi 4 minuti di questo primo tempo, Tempestini in possesso di palla, mantiene vivo il palleggio, poi il ribaltamento per Leonzo che non sa bene cosa fare del pallone, decide di affidarsi a Sanguinetti, Stabek, il tiro da 3 punti gli esce corto, quindi può tornare in attacco Faenza, adesso Perin schiacciato a terra per Iattoni che ha ribaltato lato per Maccaferri, si butta dentro e c'è il fallo in attacco da parte di Maccaferri, reo di aver sbracciato eccessivamente. C'è un altro timeout in campo, questa volta chiesto da coach Steffè, quindi altra pausa prima di tornare in telecronaca. Yeah.
Sanguinetti controlla il nuovo possesso bianco-rosso, 3:22 da giocare in questo momento, in questo primo tempo. Piacenza sempre avanti di 13 lunghezza, ha possibilità ovviamente di allungare con questo possesso. Il tocco con il piede da parte di un giocatore di Faenza, resettato a 14 il cronometro dell'azione. Negrini si incarica di questa rimessa, proverà a ricevere Sanguinetti, alla fine la palla arriva proprio al numero 5. La palla poi viene servita a Banti, che viene spinto a suo dire. Il passaggio quindi non arriva nelle mani di un compagno, ma quelli di un giocatore di Faenza. Faenza che sbaglia con Maccaferri da 3 punti, tutto solo, non poteva far altro che prendersi questo tiro. Attacca Piacenza con Sanguinetti che schiaccia per Negrini, si resta fuori dai 3 punti. Non ci sono linee di passaggio favorevoli per i lunghi, quindi si va da Sanguinetti, che non colpisce da 3 punti, mani che si stanno raffreddando da una parte e dall'altra. Corre Perin che si butta dentro, il tiro esce corto, poi l'ultimo tocco da parte di Mattia Magrini. Resta in attacco Faenza, che ha ancora 14 secondi per arrivare al tiro in questa azione. Libera Iattoni, però molto lontano da canestro dove non può essere pericoloso, si è affidato quindi a Maccaferri col blocco di Silimbani. Maccaferri prova a sfruttarlo per crearsi spazio, il ribaltamento di lato per favorisce poi Boero che sbaglia il tiro. Alla fine Piacenza con Leonzio corre subito in contropiede dopo il rimbalzo. Magrini appoggia 2 punti in reverse, torna più 15 la Bakery, e adesso Maccaferri dedica calma, servito Silimbani. Si riparte al lato con Boero che aspetta Maccaferri, poi riceve in punta con Iattoni, uno contro uno con Arezzano, non riesce a lasciarlo sul posto. Silimbani però contende molto bene il rimbalzo avanti. Adesso nuovamente Iattoni, si rinnova la sfida con Arezzano, gran giro sul fermo, però il tiro riesce veramente molto corto, pochi problemi per Piacenza il rimbalzo. Adesso Sanguinetti, sempre lui ad impostare gli attacchi biancorossi, selezionato il lato di Banti che non viene servito perché non c'è la linea di passaggio giusta. Il lob non può arrivare avanti, ma c'è un fischio, fischio per il fallo di Maccaferri che ha trattenuto Banti. Sono 2 tiri liberi, non prima però del cambio faentino. Esce Boero, rientra Benedetti. Sbaglia intanto Banti dalla linea della carità. Va con il secondo libero, questa volta a bersaglio. 1-2 per lui, rientra Casadei, gli lascerà al posto Silimbani che vediamo. Anzi no, Iattoni, stava avvicinando anche Silimbani alla panchina, in realtà era semplicemente per andare nella metà campo offensiva. È uscito Iattoni, quindi attacca Faenza con Perin, mentre Casadei porta il suo primo blocco da quando era entrato in campo. Ha cercato di liberare il proprio compagno. Adesso Silimbani da Maccaferri. Silimbani si alza da 3 punti e va a bersaglio. Sono i punti del 35-22. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Leonzio prova a tirarsi spazio, poi va a servire Arezzano, c'è poco spazio però, e Maccaferri lo sa bene, gli sporca il pallone, conquista il possesso, corre nell'altra metà campo, vede un'autostrada, colpevole la difesa piacentina, ma bravo Maccaferri, mentre arriva un fischio, sembrerebbe per un fallo tecnico, ma insomma sta succedendo tutto dalla parte opposta del campo. Quindi sono in attesa di una segnalazione degli arbitri al tavolo. Fallo tecnico al 66, quindi a Maccaferri. E fallo tecnico a Banti. Quindi tecnico per entrambi. Poi c'è un cambio. Entra Pini.
vediamo chi gli lascia il posto. Esce proprio Maccaferri. I due tecnici ovviamente si annullano, quindi si resterà con la rimessa per i biancorossi. Mentre c'è un altro cambio, esce Banti, fa il suo esordio in questa partita, Matteo Samoggia. E quindi si riprende appunto con Piacenza in possesso di palla, rimessa effettuata già nelle mani del playmaker toscano Sanguinetti. Palleggio vivo per lui, si aspetta l'uscita di Leonzo che riceve in questo momento, si butta dentro, fallo da parte della difesa, fallo che è di Perin, credo il secondo personale. C'è bonus, quindi sarà via gellonetta per Leonzio, che ha possibilità di andare nuovamente al referto dopo i 6 punti che ha già realizzato fin qui. Sono soprattutto 7 falli subiti, questo è il dato che salta più all'occhio, mentre intanto Leonzio sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione. Su 2, quindi sale a quota 7. E arriva il fallo proprio del numero 20, un fallo, come dire, non speso nel migliore dei modi. Piacenza già in bonus, manda così in lunetta Perin, tiratore in stagione fino a questo momento da 81% per la linea della carità. Sbaglia il primo tiro libero. Va invece a bersaglio con il secondo, c'è un cambio Beccheri. Entra Tempestini, esce Leonzio. Sono 32 secondi da giocare in questo primo tempo, rimessa nelle mani di Rezzano, poi Sanguinetti. Piacenza ovviamente non potrà andare fino in fondo, circa 8 secondi di discrepanza. Adesso Sanguinetti a sfruttare il blocco di Rezzano, il quale prova a farsi vedere perché è marcato da Perin, viene servito non nel migliore dei modi da parte di Samoggia. Restano 16 secondi, quasi 17, nell'attacco faentino, quindi squadra ospite che potrà andare fino in fondo. Perin supera in questo momento la metà campo, aspetta il movimento dei compagni, si fa vedere Benedetti, in realtà Perin si alza da 3 punti, brutta scelta perché lascia Piacenza l'ultimo tiro. Sanguinetti corre, si alza allo scadere e questa volta vale sicuramente. Finisce qui il primo tempo, Beccheri 39, Rechico Faenza 25. Scusate qui, quindi dal primo tempo, ci risentiamo tra una decina di minuti per il secondo.
Ho detto calma. Un po' storta la telecamera. Tutto pronto a ricominciare, squadre in campo per il secondo tempo di questa sfida tra Becker di Piacenza e Recco Faenza. Piacenza all'inizio avanti di 14 lunghezze, questo è il risultato acquisito nei primi 20 minuti. Piacenza che sta tirando veramente bene da due punti, siamo addirittura a 11 su 16. Abbiamo qui le statistiche di questo primo tempo, siamo praticamente al 52 da due punti, poco meno del 31% da tre punti, e sicuramente sono percentuali più alte di quanto sta avendo Faenza, ovvero il 26 totale dal campo, scusate, ovviamente il 52 è la percentuale totale dal campo per la Becker di Piacenza. Faenza che tira con meno del 24 da 3 punti, quindi sta pagando enormemente questi dati. Partita che è ripresa adesso, Iattoni va immediatamente a servire Donadoni, spalla canestro contro Magrini, non riesce a cavare nulla da questo possesso, quindi si torna fuori. Casadei servito, va a inchiodare i primi due punti di questo secondo tempo, e se il buongiorno si vede dal mattino, Faenza sta cercando di rimettersi immediatamente nella sfida. Adesso Piacenza con Samoggia che va da Leonzo, l'uscita dai blocchi di Magrini, prova a servire Banti, si prova a mettere nuovamente in ritmo il lungo biancorosso, poi Matteo Samoggia, tripla per lui, sono i primi punti della sua sfida. Usato poco nel corso del primo tempo, però sta entrando prepotentemente nella partita, o perlomeno ci sta provando, lo vediamo subito con questa tripla, adesso con una buona difesa che con l'aiuto di Magrini porta Piacenza nuovamente in attacco. Finta di Magrini, gran cosa, manda per le terre il diretto avversario, altri due punti per lui, si conferma unico uomo in doppia cifra in questa partita, sale a quota 12 con questo canestro. Adesso Sanguinetti difende su Perin, poi Benedetti a sfruttare il blocco di Casadei, il quale si allarga immediatamente. Casadei riceve, poi va da Perin il blocco, spazio per Casadei contro Sanguinetti, difende molto molto bene Banti, che poi conquista anche il rimbalzo. Corre Piacenza con Sanguinetti, si arresta da tre punti, non colpisce, altro che il primo ferro. Corre Faenza, partita che si sta infiammando, controllo molto difficile di fare da parte di Donadoni, che poi va a perdere questo pallone perché calpesta la linea di fondo. La partita si è immediatamente accesa, siamo al 22esimo minuto. Faenza che deve provare a riavvicinarsi, insomma, si trova comunque sotto di 17 lunghezze. Difesa allungata a tutto campo da parte della Rechico. Adesso Sanguinetti in palleggio, si fa vedere in punta Magrini, lontanissimo da canestro, servito Leonzo che ha spazio per il tiro a tre punti, non lo manda a bersaglio, altro rimbalzo di Banti, molto attivo sotto le planche, siamo a 9 totali di cui 3 offensivi con quello appena catturato. Banti poi consegna a Sanguinetti, 5 secondi per andare al tiro, Sanguinetti alza il tiro, resta a terra nei pressi del canestro, viene rialzato da Casadei, che sportivamente aiuta il diretto avversario, si attacca quindi 4 contro 4 con Casadei, che riceve in questo momento un grandissimo passaggio per Donadoni, grandissima cosa da parte del lungo della Rechico Faenza. Faenza che torna quindi a meno 15. Piacenza prova a scavare il solco, non ci riesce in questo caso con Sanguinetti. Adesso Perin si arresta dentro l'arco dei tre punti, ma il tiro è sbagliato, Leonzo al rimbalzo, corre immediatamente, non c'è alcun modo, le squadre corrono da una parte all'altra, si vive di transizioni offensive. Questa volta arriva il fallo su Leonzo, che andrà in lunetta con due tiri liberi.
sbaglia intanto il primo tiro libero Leonzio. Una seconda opportunità per portare Piacenza nuovamente a più 16. E la manda a bersaglio. E quindi siamo sul 45-29. Faenza che sta faticando molto contro la precisione in entrambe le metà campo da parte dei biancorossi. Adesso Maccaferri gioca due con Casadei, quale prova ad attaccare dal palleggio. La palla gli viene poi rubata e arriva il fallo proprio di Casadei su Leonzio. Una volta perso il pallone ha cercato di riconquistarlo immediatamente. Gli arbitri però se ne sono avveduti immediatamente. Piacenza è in attacco dopo che Casadei ha commesso il secondo fallo personale. Supera la metà campo Leonzio in palleggio. Questo affida a Samoggi che gli riconsegna immediatamente il pallone. Poi il passaggio per Banti che attacca a spalla canestro. Mancano 5 secondi. Matteo Samoggi dovrà alzarsi per il tiro. In realtà cerca un passaggio per Leonzio. I due non si intendono. Comunque non sarebbe stata la migliore delle scelte perché il cronometro del 24 stava per scadere. Fatto sta che Faenza torna in attacco e lo fa con Benedetti che va da Maccaferri. Adesso Casadei prova a tirarsi spazio, infine Maccaferri si alza da 3 punti e prova possesso dopo possesso a riavvicinarsi la Rechico. Deve essere brava Piacenza a non farsi raggiungere. Magrini si alza il tiro da 2 punti ma è a bersaglio. 14 nella sua partita. Si butta dentro Maccaferri ma arriva il fallo da parte di Casadei che ha piazzato male questo blocco, ha cambiato l'angolo, l'ha fatto ovviamente in maniera illegale. Sanzionato dagli arbitri, Piacenza può tornare in attacco. Riceve Magrini che attacca contro Maccaferri, si butta dentro Magrini, il tiro è difficilissimo, questa volta sbagliato, ma Piacenza più brava al rimbalzo, quindi si assicura un nuovo possesso. Corre Sanguinetti che serve Banti, passaggio di uscita non può arrivare perché prima c'è il fallo della difesa faentina, il fallo è del numero 9, si tratta di Donadoni. Sono 4 i falli della squadra faentina che raggiunge così il proprio bonus, 0 quelli commessi da Piacenza. Ammonito intanto coach Ragazzi, nella prossima protesta si vedrà affibbiato il secondo tecnico che ricordiamo è già stato fischiato uno nel corso del primo. Intanto riceve Banti, spalla canestro, mancano 10 secondi nell'azione, apre il palleggio contro Casadei, segna e subisce il fallo, ce n'è per 3. Diego Banti continua la sua eccellente partita, si iscrive al club della doppia cifra, anzi doppia doppia perché siamo a 11 punti, 10 rimbalzi, il tutto in 19 minuti di impiego. Direi signore cifre quelle messe insieme dal lungo ex Biella. Non va a bersaglio Banti, quindi si resta sul 49-32. Siamo sostanzialmente a metà di questo terzo quarto. Iattoni va a consegnare a Benedetti, serie di passaggi consegnati. Poi Donadoni prova a buttarsi dentro, passaggio in uscita per Iattoni. Maccaferri non si prende il tiro e quindi perde il momento migliore. Arriva il fischio per il fallo della difesa biancorossa. Fallo di Mattia Magrini. Per Magrini si tratta
del secondo fallo personale. Rimessa quindi da fondo per i raggi Solaris. Riceve Silimani che è rientrato sul terreno di gioco, adesso Maccaferri. Servito Silimani che trova il modo di appoggiarsi al tabellone. Sale a quota 7, il primo canestro da 2 punti nella sua partita. Aggiunge anche 4 rimbalzi, 3 falli subiti per un 12 di valutazione. Sanguinetti, mentre c'è un fischio che va contro un giocatore di Faenza. Fallo di 10, Benedetti si era lanciato a Matteo Samoggia. Per Benedetti è il secondo fallo personale. 4.30 da giocare, bonus già raggiunto da parte della società faentina. E quindi viaggio in lunetta per l'ala sarda classe 1990. La bersaglio con il primo, sale quindi a quota 4 punti. In precedenza hanno dato a bersaglio una tripla, questa volta sbaglia invece il tiro libero, quindi 1 su 2, 50-34, 4-24 da giocare. Maccaferri sempre di riflesso di palla, forte per la difesa, la pressione della difesa piacentina. Maccaferri sbaglia la conclusione dai 6-75, corre Sanguinetti che supera la metà campo in questo momento, aspetta il movimento dei compagni, mantiene vivo il palleggio, mantiene viva l'attenzione su di sé, poi servito Banti che trova altri 2 punti, sale a quota 13. Partita ai limiti della perfezione, quello del lungo biancorosso. Adesso Buero in palleggio, mentre arriva il fischio arbitrale, il fallo di cui si accusa immediatamente è di Diego Banti. E ci sarà cambio, entra Rezzano, esce proprio il numero 15 maglia bianca. Dall'altra parte è uscito Benedetti, è entrato Pini. C'è un time out in campo e quindi una pausa anche in telecronaca. C'è subito una conclusione pesante a bersaglio da parte di Pini. Faenza torna così a meno 15, 52-37, siamo a 3 minuti e mezzo della fine del terzo quarto. Samoggia mantiene bene il corpo contro il contatto difensivo, poi Sanguinetti mantiene il palleggio, si cerca Samoggia che riceve, mancano 4 secondi, dovrà affrettare il tiro Matteo Samoggia allo scadere, altri 2 punti per lui, sale a quota 6. Una partita sempre più solida minuto dopo minuto. Attacca Maccaferri, il cambio difensivo porta Rezzano su di lui e poi gli ha di passaggio molto difficile per Silimbani, il quale mantiene in qualche modo il controllo del perno. Tiro viene sbagliato da parte di Faenza, poi il doppio rimbalzo sul ferro in qualche modo inganna Silimbani che non è riuscito a contendere questo rimbalzo alla società piacentina.
squadra piacentina che continua in attacco con Sanguinetti. Adesso Magrini, vediamo nuovamente Sanguinetti mentre mancano 7 secondi. Il ribaltamento di lato perfetto nelle mani di Leonzio, che non può far altro che mandare a bersaglio questa tripla. Arriva in doppia cifra anche lui, 11 punti nella sua partita, quasi una doppia doppia, perché sono 9 falli subiti. Adesso Silimbani contro proprio il numero 20. Arriva poi il fallo della difesa biancorossa, vediamo se di Leonzio o di Sanguinetti, è di quest'ultimo secondo gli arbitri. Primo fallo per il playmaker con il numero 5. Caffè effettua la rimessa nelle mani di Iattoni. Mantiene vivo il palleggio dopo il numero 66. Gli ruba palla Magrini, che intercetta molto bene questo passaggio. Va a terra Leonzio, che ha subito un colpo alla testa, parecchio dolorante. C'è stato poi il fischio lontano, cioè, o meglio, proprio sulla palla, per il fallo su Mattia Magrini. Arriva immediatamente il giocatore Faentino a scusarsi con Leonzo, ovviamente un colpo fortuito. I due si spiegano, insomma, nessun problema tra Pini e Leonzo. Ci sarà ovviamente qualche istante di pausa per asciugare il parquet. Poi viaggio in lunetta per Mattia Magrini, che sulla sua conclusione ha subito fallo. Bersaglio a Magrini con il primo libero a sua disposizione, più 21 Becheri, che non ha alcuna intenzione di fermarsi in questo secondo tempo. 2 su 2 per Magrini, a quota 16 personali. Faenza attacca con Iattoni, che prova col backdoor, però non viene servito e quindi si resta da Buero. Adesso Benedetti, cercando Silimbani, che ribalta immediatamente il lato, cerca l'azione vorticosa di palla, poi alla fine Buero sbaglia questo tiro. Rezzano molto bravo a favorire Magrini per il rimbalzo offensivo. Attacca la Becheri con Sanguinetti, si porta verso il centro e poi arriva il consegnato per Magrini. Si alza poi Tempestini dalla panchina, lo vedremo in campo probabilmente per gli ultimi secondi di questo terzo quarto. Passaggio che viene toccato da un giocatore Faentino. Ed eccolo il cambio, a uscire è Giacomo Sanguinetti. Per l'appunto rientra in questa partita Tommaso Tempestini, che abbiamo visto coinvolto con 5 punti nel corso del primo tempo, in poco meno di 10 minuti giocati. Riceve Rezzano, che poi si affida proprio a Tempestini. Magrini dovrà alzarsi per il tiro, in realtà perde questo pallone, perde la maniglia. Cerca di mettere grande pressione per provare a recuperarlo, ma Faenza è già di là con Pini contro Samoggia, sbraccia quest'ultimo e quindi c'è fallo che però non porterà nessuno in lunetta, perché Piacenza raggiunge bonus con questo fallo. Rimessa quindi da fondo nelle mani dell'Arechico, se ne incarica Perin, poi si affida a Silimbani. Eccolo il numero 6, Buero, torna da Silimbani, c'è spazio per Buero che in realtà si butta dentro. Buono il passaggio in uscita per Perin, alla fine deve prendersi questo tiro Pini e la manda subito a bersaglio. 59 a 40, siamo già entrati da diversi secondi nell'ultimo minuto di questa terza frazione. Piacenza inizia per l'appunto con 19 lunghezze di margine, potrà allungare perché Tempestini viene mandato in lunetta dal fallo del diretto avversario, fallo che del numero 10 Benedetti, per lui è il terzo personale. Tempestini per l'appunto va in lunetta con 2 tiri liberi.
E va a bersaglio col primo, siamo sul 60-40. Percorso netto per il playmaker livornese, adesso attacca Faenza. Guero mantiene vivo il palleggio contro Samoggia, non prova nemmeno ad attaccarlo. Si serve Silimbani, lui sì che ha vantaggio contro Tempestini, arriva però il ribaltamento di lato per Benedetti che si butta a centrare, sbaglia questo tiro, a rimbalzo Leonzio. Vicenza può andare fino in fondo, mancano 7 secondi. Servito Matteo Samoggia che trova i due punti, sono quelli del 63-40. Attenzione, Faenza sfonda sul tiro allo scadere, manca circa mezzo secondo. Sostanzialmente possiamo dirlo, si chiude qui il terzo quarto, Piacenza a più 23, trascinata da ben 3 uomini in doppia cifra, Magrini 16, Banti 13, Leonzio 11. Qualche istante di pausa, poi inizierà l'ultimo quarto di questa partita. A giocare, ultimo quarto che sta per ricominciare, Piacenza all'inizio avanti di 23 lunghezze e con il possesso di palla, rimessa che verrà effettuata da Magrini, riceve Tempestini, si può effettivamente partire, gli ultimi 10 minuti da vivere insieme. Leonzio va a servire Rezzano, spalle canestro contro Silimbani, fischio arbitrale lontano dalla palla, c'è un fallo della difesa, fallo ai Dipini. Per lui è il quinto personale. No, scusate, il fallo è di Benedetti. Cambio anche per Piacenza. Esce Leonzio. Ed entra Soragna. Si può giocare quindi. Samoggia sbaglia e non di poco questo tiro, ma Magrini comodo a rimbalzo, si butta dentro, salta da 3 punti Tempestini, la bomba del più 26. E Piacenza prova ad allungare sempre più. Pini si affida a Perin che attacca contro Matteo Samoggia, troppo alto sulle gambe, arriva poi l'ancata del numero 21 biancorosso, fallo,
fallo di Samoggia, per lui si tratta del secondo personale. Coach Steffi chiama la difesa a zona. Vediamo i biancorossi disporsi immediatamente per una 2-3. Che diventa 3-2, intanto c'è il canestro. Attacca Piacenza con Tempestini. Poi Rezzano schiaccia a terra per Soragna, che attacca a spalle a canestro. Poi serve Rezzano, che ha spazio da tre punti. La palla esce di poco, palla sul ferro. Già dall'altra parte Faenza, arriva il fallo della difesa biancorossa. Fallo di Mattia Magrini. Perin, anzi, questa palla per Pini, che si alza da tre punti. Tiro viene sbagliato, ma Silimbani controlla il possesso offensivo. Finta da passaggio da parte di Donadoni, che sbaglia. Negrini a rimbalzo, sceglie di non affrettare i tempi. Piacenza non ha alcuna intenzione di alzare il ritmo di questa partita. Tempestini in palleggio, va da Matteo Samoggia, che ha spazio da tre punti e colpisce ancora una volta, 11 nella sua partita. Silimbani attacca, spalle a canestro. Fallo di Magrini, che si accusa immediatamente. E prende il quarto personale. Si alza Guerra, che è pronto a rientrare. Gli lascia spazio proprio Mattia Magrini. Riceve Donadoni, che finta il tiro, si affida a Silimbani, che manda a bersaglio questi due punti. 6-9, 4-5, 8 da giocare. Tempestini in palleggio, ha già superato la metà campo. Poi Soragna in punta. Aspetta l'uscita di Tempestini, che ricciola molto bene. Poi il passaggio d'uscita per Rezzano. Circolazione di palla che favorisce Filippo Guerra, che ha spazio per il tiro. Viene sbagliato Samoggia a rimbalzo. Nuovo possesso per i biancorossi. Tempestini da Samoggia, nuovamente Tempestini. Si butta dentro, fa partire questo tiro. Altri due punti per Tommaso Tempestini. Salito intanto a quota 12. Donadoni da tre punti, sbaglia non di poco, rimbalzo di Guerra, che si proietta nell'altra metà campo. Prova a cacciargli la palla per Ine, in realtà poi Guerra è andato fino al ferro, dove viene però stoppato. Corre quindi la squadra faentina con Silimbani, che appoggia altri due punti. Sale a quota 11 nella sua partita, unico tra gli ospiti in doppia cifra. Adesso Soragna sul lato sinistro, aspetta un compagno, serve Rezzano, si gira molto bene sulla linea di fondo, poi il passaggio gli viene intercettato. 7 secondi nell'azione, mentre esce Donadoni e rientra Iattoni. Ancora una volta Samoggia, un'altra bomba per lui. Intanto si appoggia al tabellone, dall'altra parte Perin. Sono i punti del 74 a 49. Tempestini con il palleggio vivo sfrutterà il blocco di Rezzano, lo fa in questo momento, gli caccia però il pallone Perin, ovviamente suo l'ultimo tocco. E quindi Piacenza ha un altro possesso con 13 secondi. Samoggia ha ricevuto, poi si affida a Tempestini, 10 secondi per andare al tiro. Piacenza prova a costruire con Soragna da 3 punti, la palla esce di un non nulla.
Adesso Terin alza un lob per Silimbani, prova a reggere col fisico. Samoggia, molto bravo, la palla addirittura colpisce la struttura senza che nessun biancorosso l'abbia toccata, e quindi la Becchia ritorna in possesso di palla con Matteo Samoggia che consegna a Tempestini questo nuovo possesso. Tutta proiettata in attacco alla Beccheri con Tempestini che vede un'autostrada, poi serve Guerro, perlomeno ci prova ma il passaggio non è preciso. Palla persa da parte di Piacenza. Adesso Perin in palleggio, uscita di Guerro che non gli consegna immediatamente il pallone. Arriva il fallo di Tempestini. Piacenza raggiunge il bonus in questo momento con questo fallo. Un solo fallo di squadra per Faenza in quest'ultima frazione. Si fa vedere Perin che mantiene vivo il palleggio, poi gran passaggio per Silimbani che va a inchiodare altri due punti. Sono quelli del 74-51 quando mancano 5:25 alla fine di questa sfida. Guerra a servire Soragna che prova ad attaccare, poi Rezzano a consegnare a Guerra in palleggio, prova ad attaccare verso il ferro, arriva il fallo su di lui, fallo dovrebbe essere di Silimbani, questa è la segnalazione arbitrale, per lui si tratta del secondo personale. Viene intercettata la rimessa, corre Iattoni che pastisce in qualche modo, poi alla fine Silimbani al pallone. Iattoni attacca contro Rezzano, stoppata da parte di Matteo Samoggia, mentre corre Piacenza con grandissimo passaggio di Tempestini, e poi alla fine Guerra su assist di Matteo Samoggia trova due punti. Sono i punti 3 e 4 da parte di Filippo Guerra. Arriva intanto l'errore al tiro da parte di Boero. Piacenza può tornare in attacco. Adesso Guerra da Samoggia che prova il passaggio per Tempestini, poi servito su Ragna. Si cerca di mettere in ritmo il numero 7 biancorosso. In realtà ci prova ancora una volta Samoggia. Questa volta è sbagliato la sua conclusione, ma aveva spazio, si sentiva in fiducia, giusto prenderlo, anche perché la situazione di punteggio sicuramente gioca a favore della squadra biancorossa. Tenta il tunnel Perin, però arriva la palla persa, c'è il time out da parte di coach Ragazzi. Si è tornato in campo, Piacenza ha questo possesso quando mancano poco meno di 4 minuti alla fine di questa sfida. Tempestini va da Matteo Samoggia, si è acciato terra per Rezzano che non riesce a servire il taglio di Guerra, quindi Faenza conquista un nuovo possesso. Adesso Perin
cerca Iattoni che è marcato da Samoggia, uno contro uno, poi la palla per Boero che si butta dentro, non trova l'appoggio al tabellone. Guerra già nell'altra metà campo ad attaccare contro il raddoppio faentino, raddoppio però portato in maniera fallosa. Fallo è di Pini. Rimessa da fondo effettuata da Suragna nelle mani proprio di Guerra, che attacca ancora una volta, questa volta contro Boero. Serve Samoggia, poi Suragna attacca la linea di fondo, passaggio sotto canestro per Rezzano, non vale il tiro perché arriva il fallo per un attimo prima. Saranno tiri liberi per Massimo Rezzano, anzi no, il fallo viene giudicato prima dell'azione di tiro. Faenza ha raggiunto con questo fallo il bonus e quindi Piacenza attacca con Samoggia. Adesso Tempestini che vede spazio da tre punti, è caldissimo Tommaso Tempestini, 3 su 4 dall'arco lo portano a 15 punti personali, anche 4 assist nella sua partita. Adesso Perin ci cerca di servire Silimbani contro, proprio contro Tempestini, arriva il fallo proprio del numero 11 in maglia biancorossa per Silimbani, si tratta di 2 tiri liberi, che ovviamente il bonus era già stato raggiunto. A bersaglio Silimbani, 7-9-5-3. Scusate, 79-52, diventa 53 con questo tiro libero. 2:40 da giocare. Rezzano da 3 punti. A bersaglio ancora una volta. Sono 6 nella partita di Rezzano, 6 punti personali. Difende in questo caso contro Silimbani, lo costringe a uscire, andare da Iattoni che poi perde la maniglia. Piacenza torna in possesso di palla e ha più 29, e quando mancano 2 minuti e 18 secondi alla fine di questa sfida può allungare, superare quota 30. Sicuramente è un monologo quello biancorosso. Tempestini col palleggio vivo contro la grande pressione di Perino, adesso Guerra che si butta dentro, Samoggia mantiene in qualche modo il controllo della palla, poi Tempestini a servire Guerra che si alza dal mezzo angolo, altri 2 punti per lui, sarà la quota 6. Filippo Guerra, 8-4-5-3. Intanto ruba ancora una volta Guerra che va per un altro canestro. Coach ragazzi chiama time out perché Piacenza sta scappando sempre di più. Siamo sull'86-53. Quindi qua è salito il 55 e
Gioco ripreso, c'è in campo Simone Libe, il giovanissimo del vivaio biancorosso che abbiamo visto mettersi in luce già nell'ultima partita con la tripla allo scadere. Adesso va a difendere contro Silimbani, il quale non trova i due punti, il rimbalzo su Ragna che poi affida la palla a Tempestini. Adesso Rezzano non riesce a conquistare questo pallone sul passaggio da parte di Soragna. Boero mantiene vivo il palleggio, si alza da tre punti, sbaglia anche questa conclusione Faenza, poi si lotta per questo pallone, ne esce proprio il numero 6 in maglia nero-verde, Pini contro Tempestini, sfida impari dal punto di vista fisico. Sono due punti per il numero 15 ospite. Sono i punti dell'86 a 55, siamo entrati nell'ultimo minuto. Adesso Soragna col passaggio per Rezzano che questa volta trova il pallone, trova due punti, 88-55. Ultimi scampoli di partita con Perin sulla difesa di Libe, consegnato nelle mani di Perin. Adesso la palla a Silimbani, 5 secondi nell'azione faentina, dovrà arrivare al tiro Donadoni, invece lo affida a Silimbani che col gancione non trova nemmeno il ferro, corre Piacenza con Tempestini che viene abbattuto da Silimbani, lo spinge vistosamente fuori dal rettangolo di gioco. Nessuna conseguenza per il playmaker biancorosso che si presenta puntualmente in lunetta per i due tiri liberi da amministrare, sono quelli che potrebbero valere i punti 89 e 90. A bersaglio intanto Tempestini, quindi 89 punti realizzati. Piacenza continua con la propria partita, Tempestini fa 2 su 2, siamo a 90. Sono gli ultimi secondi di questa sfida, tutti in piedi qui al Palasport perché la partita ormai è finita. Ci sono i due punti di Silimbani, insomma finisce qui 90 a 57, le squadre si salutano, è un dominio biancorosso in questa serata. Rapido sguardo ai tabellini, Tempestini 16 al pari di Magrini, segue Samoggia con 14, Banti 13, aggiunge anche 10 rimbalzi, Leonzio 11 e poi Guerra e Rezzano entrambi a quota 8, Sanguinetti fermo a 3 punti, insomma non è servito, ha servito 6 assist, insomma non servivano i punti di Sanguinetti in questa serata, altri sono stati i protagonisti, Piacenza che sa veramente trovare il meglio da tutti gli effettivi. Si chiude quindi con una vittoria il girone di andata. Prossimo impegno, quello del 15 gennaio in quel di Desio, Palla 2 alle ore 18. Per questa sera è tutto, a tutti buona serata e buon basket.